Dal 1 gennaio 2022 non è più possibile rinnovare le borse lavoro ai pazienti psichiatrici con più di 55 anni di età e dopo un massimo di 5 rinnovi. Così molti di loro si sono ritrovati, tra l'altro con poco preavviso, senza occupazione. Il tutto a seguito di un nuovo regolamento approvato dalla ASL di Pescara che a novembre dello scorso anno ha cancellato le convenzioni. A fronte di questa decisione, diversi ragazzi che nei laboratori svolgono lavori di artigianato sono tornati a carico dei congiunti, spesso anziani, e in difficoltà economiche, aggravando in alcuni casi il loro equilibrio psicofisico. Nei casi più gravi, i pazienti sono stati colpiti da crisi e depressioni, per cui è stato necessario intervenire con il ricovero in strutture specializzate. In provincia di Pescara sono 110 le borse lavoro di circa 500 € ciascuno, ma ne servirebbero molte di più, così come dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Le borse lavoro sono uno strumento riabilitativo e il regolamento approvato alla fine del 2021 dell'ASL di Pescara è del tutto giusto. È giusto anche limitare ai 55 anni l'età perché se devono essere riabilitativi per il lavoro è giusto anche questo. Però bisognerebbe intanto aumentare il numero delle borse lavoro per l'utenza psichiatrica. Nella provincia di Pescara sono solo 110, invece sarebbero tanti quelli che potrebbero accedere a questo strumento che fa sentire queste persone autosufficienti, meno sole, impegna il loro tempo e non li fa pesare sulla propria famiglia. Uno strumento terapeutico riabilitativo, quelle delle borse lavoro, che possa veramente diventare veicolo di inclusione all'interno di aziende o enti. Passati 5 anni massimi di reiterazione di questa borsa lavoro, occorre trovare veramente il lavoro per queste persone. E quindi noi chiediamo, come Partito Democratico, che la Regione Abruzzo e la ASL di Pescara trovi delle convenzioni con la CNA, con Confindustria, con le organizzazioni rappresentative delle imprese, ma anche con l'ANCI in rappresentanza dei comuni, per fare in modo che quell'utenza psichiatrica capace di lavorare poi continui a lavorare tramite questi soggetti.